Ciao ragazzi, sono Bluefire, benvenuti nella Bluefire TV. Oggi vi faccio vedere la review di una mod abbastanza bella. Guardate, si possono spawnare costruzioni! Sì, ho fatto anche casino. E qui ci sono due tipi di armature abbastanza belle. Guardiamole qua. Allora, questa è l'armatura del con F5. Voilà, eccoci. Prendo anche la spada in mano. Devo solo spostare perché... eccomi qua. Sono uno Stormtrooper, mi pare che si chiami. Questo qui è lo Stormtroopers e l'altra è l'altra armatura, invece è quella del Rebels. E abbiamo in mano la spada laser, la spada laser, la Blue Lightsaber, che fa un bel po' di danno. E bene, andiamo avanti con questa review. Allora, come si craftano questi oggetti? Sono abbastanza belle appunto queste armature e ecco qua i due tipi. Una l'avete vista, vi faccio vedere anche l'altra. 2 e non la rana, 2, 3 e 4, me la indosso e dov'è? Qua. L'altra è bellissima come armatura. Cosa ho dimenticato? Il casco. Guardatela, guardate quanto è stupenda. Le spade laser non sono solo blu, sono di tutti i colori poi. E ok, eccoci, andiamo avanti. Allora, nel mondo spawneranno a basse altezze, mi pare. Non stiamo precisi. I cristalli si trovano anche nel Nether, che hanno una texture molto simile ai diamanti, con i quali si potranno creare appunto le armature. E allora qui c'erano i due caschi, e il casco per quella arancione è così, e il casco per quella nera è per quella bianca è così, per quella dello Stormtrooper è così, tutti questi in basso, invece del ribelle è là in alto. E guardatevi bene i crafting una volta. Questo qua è il cristallo, appunto, che si ottiene da... questo qua, lo ottenete rompendo quel blocco laggiù. E... ok. E voilà, ve li faccio ancora vedere bene. Scusate il minimo lag, è che sto facendo troppe review tutte assieme. E poi partiamo con i crafting. Perfetto. E... ole. Allora, qua abbiamo la handle, lapis e cristallo, con cui possiamo fare una spada laser di colore blu. Se cambiamo il colore, cambia il colore della spada laser. Per esempio vi faccio vedere anche quella verde, vediamola com'è. Wow, texture molto bella. Con questo appunto si fa l'handle. Poi, se mettiamo insieme due spade, si otterrà la doppia spada. E questa fa 24 di danno. Questa faceva 14, l'altra fa 24. E sono abbastanza potenti come armi. Oltretutto hanno una bella texture, mi piacciono un casino. E questa qui era per un vecchio crafting di una pistola che è stata rimossa per dare spazio ad una cosa nuova nella versione della mod. E anche questa. Mi pare che non ci siano più, do un'occhiata, hanno appena aggiornato la mod ieri, quindi non ci sono più, esattamente. Ma è stato rimosso con questo, cioè per dare posto a questo aggeggio, di cui adesso vi spiegherò il tutto. Così si fa il martello. Col martello cosa si fa? Si inizia a costruire l'astronave col martello, si distrugge il cristallo, messi così nella crafting daranno 32 cristalli, che mischiati col colore rosso daranno queste, come cavolo si chiamano? Charger Stormtrooper Crystal Battery, che mi sono dimenticato di rimettere probabilmente, o forse no. Comunque lapis e queste, e otterremo appunto, le caricheremo. Poi i blocchi che abbiamo per terra sono appunto per costruire appunto la... sì, basta appunto, per costruire l'astronave. Messo così nella crafting, due cristalli otterremo questo microchips. Questo qui invece, il microchip unito al secchio di lava, otterremo il Mustafar. Invece il microchip invece è mischiato col ghiaccio, quindi in pratica voi ottenete un microchip, lo potete mischiare o col ghiaccio o con la lava e andrete in due dimensioni diverse, relative, una al ghiaccio e una alla lava. E mischiato così darà l'hot teleporting. Invece mischiando 4 di iron otterremo un semplice white space ship shell, lo scudo. Ora devo mettere giorno, time set, scusate. 10.000, eccolo. E... abbiamo il White Spaceship Shell col rosso e ci darà invece quello per l'astronave rossa. Che poi visti saranno così, cioè saranno questi blocchi qua. Dopodiché abbiamo il vetro, lava,
ossidiana per ottenere il vetro dell'astronave. Molto bello, una texture diversa, fatta abbastanza bene. Poi abbiamo 7 ossidiane, un cristallo e un lava bucket per ottenere lo space engine, questo per far volare l'astronave. Banana, 8 ossidiane e in mezzo il Mustafar microchip per costruire questo. Invece con l'8 teleport per costruire l'altro. E così si fa finalmente la nostra astronave. Quindi 5 di questi, un space control ship e 2 vetri e 2 motori, quindi 2 engine, sì, motori. Eccola qua, questa è la nostra prima astronave. Ve la faccio vedere, boh, qua che c'è un sacco di spazio. Vuole! Spawnerà sempre, in pratica voi vi troverete sempre la porta davanti e l'astronave sarà sulla destra e riuscirete a entrare. Questo non è un glitch, ops, l'ho rotta per sbaglio. In pratica voi dovete prendere la leva in survival e potrete entrare, mettendola lì a fianco, entrare nell'astronave. L'astronave è molto ben strutturata, questi sono gli holocron che adesso vi mostro prima di andare alle dimensioni. Quindi andate, vi faccio vedere anche subito però l'altra astronave. Abbiamo i Wild Spaceship Shell e questo qui era l'altro, il pannello per Hoth. In pratica con quelli rossi e con quello per Mustafar si va a Mustafar, e con quelli bianchi e il Spaceship Control Panel, quindi il pannello di controllo con scritto Hoth, andrete alla dimensione di Hoth. Così si carica l'astronave, perché come la otterrete così, cioè sì, sia questa che questa, appena le ottenete creandole, sono da caricare. Come si caricano? Con dei lava bucket, semplicissimo. Tutto lo circondate di lava bucket e poi le potrete piazzare a terra. L'holocron, cos'è l'holocron? L'holocron si ottiene molto costoso: un blocco di diamante e 8, 3, 6, 8, sì, un charger crystal che si ottengono come ho fatto vedere prima. E ci sono due tipi di holocron nella mod, uno è vero e uno è finto. E eccoli qua. E quello vero è semplicemente, la potete usare per craftare questa. Due handle e un holocron, create questo holocron hat, il quale, come ho fatto già vedere, fa spawnare queste costruzioni. Mi pare che abbia 10 utilizzi e penso che l'autore abbia delle fantastiche idee su come modificare ancora queste strutture, che possono essere di più tipi oltre a queste. Questi sono appunto i fake holocron, se li raccogliete non li potrete utilizzare di nuovo per craftare il tutto quanto. E quindi proseguiamo. Cosa manca? Ho fatto vedere tutto. Questa è sì, il fake holocron, no. Ci manca l'astronave, e eccola qua per Hoth. Facciamo vedere anche questa. Andiamo in una zona qua di nuovo notte, ho appena messo giorno. Quanto sta durando sta review? Sì, via la spada laser. Non dovevo far così, vabbè, rompiamo anche questa, ragazzi, comunque è semplicissimo. Qui, ragazzi, tasto destro e vi teletrasporterete alla dimensione di Hold, che è quella col ghiaccio. Epica, guardatela bene, stupenda. Facciamo un volo. Dove volo? E diamo un'occhiata a questa dimensione. Ci sono due tipi di blocchi, questi High Salt Fossil, e questa invece è la classica Hot Snow, la neve calda. Troveremo un po' di tutto, anche qua ci sono dei minerali, ma non ve le esploro, perché magari se farò una serie potrete vederlo. Per il momento mi limito quindi a far vedere la dimensione per così com'è. Questo è sicuramente un bug di luminoso, esatto. Diamo ancora un'occhiata veloce di qua e poi andiamo alla prossima dimensione. Bene, ci vado col portale, anche se si può andare anche con l'astronave. E perfetto, Mustafar. E andiamo a vedere anche Mustafar. Voilà, 5 secondi, datemi solo un attimo. Che si crea anche questa dimensione. Questa è un po' più pesante perché è già stata lavorata di più. Nel frattempo vi dico che ci sono anche 3 tipi di mob. E voilà, eccola qua. Questa è bellissima. A parte che abbiamo il cielo rosso, metto un attimo il rendering in far. Forse no perché è notte, ma se metto giorno. Di nuovo, aspettate.
set time 10.000. Perfetto, vedete? C'è il cielo rosso, epico. Nonché è stata aggiunta della lava, è come essere sul pianeta di Hoth, lo stesso pianeta della serie di Star Wars. Anche questo molto bello, mi piace un casino. Soprattutto questo tipo di blocco dà la sensazione di essere in un pianeta pieno di lava. E qui si trovano, come vedete anche qui, i cristalli. Sta generando il mondo, perciò è normale che laghi. Trovate i cristalli anche qua, Mustafar Crystal. E vi faccio vedere ancora l'ultima cosa, che è questo The Forceometer, che è stato creato proprio ieri, quindi io non ho idea della recipe di come si costruisca. Vi posso dire che come uccidete qualcuno, probabilmente questo qui segnerà il bilancio della forza che otterrete nell'uccidere i mob. Voi dovete poi salvare i progressi tramite delle pagine bianche, aumentando dei livelli e diventando sempre tipo Jedi o comunque altre classi, e quindi sempre più forti. Quindi questo è il nuovo pianeta. E ora, per tornare indietro, mi sembra che basti usare un altro di questi, che è stato questo qui, è l'ultimo che è stato aggiunto, il Planet Travel System, cioè per viaggiare tra i pianeti. L'ho messo al contrario, no, come l'ho messo? Eccolo qua. E qui ci saranno tutti i pianeti e hai solo da cliccare. Ma richiede lo spaceship, quindi mettiamo anche uno spaceship, così adesso ve lo faccio rivedere. Si potrà mettere qua, sì, perfetto. No, non era questo forse, era quello rosso. Con questo mi ricordo che ero riuscito a vedere. Boh. Ragazzi, questa mod, l'autore ci sta lavorando veramente tanto. Dove sono finito? Sottoterra. Ah, non tanto distante da dove ero prima. Sono tornato alla mia dimensione, diciamo. Che si sta di nuovo generando, quindi è un casino. Ora, per ultima cosa, vi faccio vedere. In pratica, in quel menu dove c'erano tipo il Planet Travel System, l'autore metterà tutte delle immaginette con tutti i pianeti che aggiungerà. E quindi sarà abbastanza bello, perché aggiungerà altre dimensioni, tutti i pianeti della guerra stellari, nonché tutti i mob abbastanza belli. Io ho presente che tutti i cattivi, tipo gli Jedi, ci saranno quindi una marea di mob in aggiunta nelle versioni future della mod. La mod è completa al 75%. E per ultima cosa vi faccio vedere i mod, ma devo cambiare modpack perché questo qui è veramente pieno. Quindi torno subito e finiamo. Ok ragazzi, ho creato un nuovo mondo per vedere le entità. E abbiamo come cavolo si chiama? R2D2. Stupendo, epico. E l'autore ha detto anche che implementerà i suoni. E questo farà tipo tutti i suoni cibernetici, quindi è epico. Mi piace un casino poi questo, uno dei miei personaggi preferiti tra tutti. L'altro, C3PO, eccolo qua. Mi raccomando, RD2D, epico. Segnatevelo. Eccolo qua. E poi abbiamo Mustafarian, questo lo trovate probabilmente nel pianeta di Mustafa Wall, che ha la texture molto, molto simile ai cattivi di Dr. V, i Dalek. Comunque, vabbè, non c'entra niente. Questo è un... wow, guardatelo. Blismok. Lo trovate che spawna automaticamente invece nell'altro bioma. Io, ragazzi, non ho potuto farli vedere nel bioma giusto, in quanto avevo un pacchetto con migliaia di entità. E questo è lo Jedi. Io spero veramente che l'autore implementi aspetta, voglio affrontarlo. E questo è un altro. Spero che implementi i combattimenti, perché sembra veramente un gran bel gioco. Mettiamoci in survival. Ok. Game mode. O è 0 o è 1, no, la sbaglio praticamente sempre. Ok, era 0. E 0. Ok, vediamo. Vediamo. Wow, è potentissima la spada laser. Gli Jedi
Posso uccidere anche... Vediamo, Ok. Comunque questa spada è potentissima. È stupendo comunque. No, ci trapiò. RD2D, boh, li abbiamo uccisi tutti. Comunque ragazzi, questi sono i mob e sicuramente aumenteranno. Io vorrei salutare Java Bucket, il creatore della mod, e vorrei anche salutare e ringraziare Ghezzavolante per avermi fatto compagnia durante la creazione di tutti i crafting, che ci è voluto più o meno 3 o 4 ore, e quindi è stata una lunga conversazione. Lui sta affrontando Herobrine, andate a dare un occhio anche al suo canale. E per il resto da Blue Fire è tutto, dalla Blue Fire TV è tutto, bella ragazzi! Bye bye, ciao da RD2D. Ci vediamo anche se aggiornerà la mod l'autore, me lo farà sapere. Bye bye. Ragazzi, ho ricreato Mustafar per vedere i mob nel loro ambiente naturale e spawnano appunto. Poi piano. Spawnano appunto così anche loro nel mondo. Penso che l'autore debba ancora lavorare molto sui mondi, perché sono veramente belle queste nuove dimensioni. Basta, che cavolo, mi mandano fuoco tipo. Sono in survival? Sì. Allora è giusto che mi mandino fuoco. Sì, sono molto rapidi, vorrei dire. Ecco, questi qua. Ultimo. E va bene, ragazzi. Ciao a tutti dalla Blue Fire TV. È tutto. Se vi piacciono altre mod, se volete altre mod, ditemele, consigliatemele. Ciao a tutti. Bye bye.